perché ci sono dei vincoli territoriali che sono stati già presi in considerazione anche dagli enti competenti come Sogin, che per ben due volte ci hanno ritenuti non idonei, secondo la carta ISPRA, che adesso è ISIN, del 2014, e quindi non, come dice Pane, c'è soltanto un problema di suolo che non era bastevole, ai tempi chiedevano 150 ettari e adesso Sogin dice di accontentarsi di 80. Ecco, già qua c'è la prima cosa che non torna, dici come mai ti basta la metà del terreno che avevi stimato in prima ipotesi. Oltre a questo ci sono esattamente dei vincoli che sono stati ben evidenziati da Sassone, ad esempio durante il Consiglio Comunale aperto che l'amministrazione ha gentilmente concesso alla poca diciamo popolazione che ha potuto accedere, appunto per la presenza di una faglia sotto al livello del suolo, perché c'è una falda che è comunque comunicante con la quadratura del Monferrato. Insomma, calcolando che questo baraccone di cemento armato deve rimanere lì 300 anni, non c'è nessuna garanzia che in futuro non darà problemi. Magari noi non ci saremo più, ma non è un buon motivo per mettere in piedi una scelta scellerata del genere. Nella zona di Trino. Sia lungo, cosa ne pensate della scelta del sindaco di autocandidare Trino? Una scelta più che azzardata, sicuramente è fatta solamente per un suo tornaconto e non solo per il suo, quindi visto che ci sono leggi e regolamenti che servono a tutelare noi, la popolazione, il territorio, credo che come minimo avesse dovuto essere presente qua oggi per riuscire a far sì che quello che può essere il suo pensiero, perché giustamente lui aveva le sue idee, potesse essere spiegato a chi è qua oggi a manifestare per una propria sicurezza, visto che il territorio e le persone, gli abitanti di questo paese sono già abbastanza martoriati da quelli che sono i problemi pre-pane, diciamo che sarebbe stato utile e anche abbastanza, diciamo così, confortevole per noi popolazione il fatto di avere una persona con la quale si possa parlare senza essere pugnalati alla schiena, alle spalle, perché questo è solamente un qualcosa fatto per un suo tornaconto, un suo mero tornaconto. Secondo voi cosa bisogna fare per contrastare questa scelta? Sicuramente sarà difficile contrastarlo, perché quando ci si mette di mezzo il governo e con svariati esponenti e fazioni a modificare con emendamenti, decreti legge, quelle che sono invece i criteri che già erano stati stabiliti dall'unico ente che dovrebbe avere questo avvenimento, dopo parola in merito, che appunto hanno scelto che sia Sogin con la supervisione di ISIN, diventa difficile. Però sicuramente la partecipazione ad eventi e manifestazioni come quelle di oggi, dove la volontà della cittadinanza e della popolazione viene portata a, ad esempio per tutti, secondo me non si può non tenere conto di quella che è la volontà popolare. Se avesse avuto un po' più di coraggio il sindaco Pane, che dice che dal 2018 lui dice che questo è il suo pensiero, avrebbe dovuto metterlo nel suo programma elettorale. E secondo me, probabilmente, conoscendo la popolazione trinese e cosa ne pensa appunto della campagna nucleare, non avrebbe preso i voti che l'hanno portato a sedere nel Palazzo Comunale. E questo è quanto. Perché non abbiamo le caratteristiche tecniche per avere questa presenza. Non è detto che laddove c'è la possibilità di fare una centrale ci sia anche l'opportunità di fare un deposito. Anzi, per certi versi, il fatto che per una centrale sia necessaria acqua, per un deposito è la cosa peggiore che possa esserci, perché l'acqua è il nemico principale per la diffusione della radioattività attraverso coli, percolazioni e via discorrendo. In più il territorio nostro ha un altro tipo di idoneità, la zona che sarebbe individuata, quindi dal rilevato di Monterolo alla zona di Lucedio, quella che va verso l'Eri, che era stata individuata a suo tempo come nuova centrale nucleare, è su una faglia cosiddetta capace, cioè su una faglia che potenzialmente potrebbe diventare sismica. Andare a costruire un deposito in mezzo alle risaie, in mezzo all'acqua e su una faglia potenzialmente capace è la cosa peggiore che noi potremmo mai pensare di fare.
Cosa ne pensi della decisione del sindaco di autocandidare Trino? Tutto il male possibile, perché questa cosa è stata fatta per interessi che non sono di questo territorio. Io posso anche pensare che ci siano degli interessi di natura politica e di futura carriera politica. Non mi scandalizzo neanche tanto di queste cose qua, ma non possono essere fatti sulla pelle della gente. La gente non è stata coinvolta, il territorio non è stato coinvolto e quindi da questo punto di vista qui non posso altro che pensare nel peggio possibile. Cosa pensi che bisogna fare per contrastare questa scelta? Come sempre dalla storia dell'uomo venire in qua, la mobilitazione, che al giorno d'oggi non è così semplice, così facile, per tutta una serie di motivi, soprattutto perché ognuno ha un proprio vissuto e cerca di stare nel proprio, come dire, ambito, però è davvero l'occasione per uscire da questo proprio vissuto ed entrare in contatto con gli altri, incontrare persone, giovani, territori, anziani, tutti coloro che hanno a cuore questi percorsi devono mettersi assieme, perché come è stato detto in questa giornata non è solo una questione ambientale, è anche veramente una questione di democrazia. Ci stanno passando sopra come i carri armati. Allora, io non sono contrario al deposito di scorie nucleari, perché il deposito di scorie va fatto. Io sono contrario al fatto che venga fatto in un sito che non è idoneo, e che non sia idoneo non lo dico io, ma lo dicono gli enti preposti. C'è stato un percorso che è durato parecchi anni, con criteri scientifici sono stati individuati con la CNAPI un certo numero di comuni, con la CNAI i comuni si sono ulteriormente ridotti, né prima né dopo il comune di Trino c'era, e quindi io auspico che venga fatto il deposito unico nazionale, ma che venga fatto in un sito idoneo. Trino non lo è, non lo era per la CNAPI, non lo era per la CNAI, non lo può diventare per l'autocandidatura di un sindaco. Cosa ne pensa di questa scelta del sindaco di autocandidare Trino? Continuo a dire che è una scelta dissennata, perché non si capiscono i motivi per i quali questo territorio, ripeto, non idoneo, che ha subito due alluvioni nel giro di 6 anni, che ha una situazione economica piuttosto difficile, debba anche caricarsi il peso di scelte che il governo non è disposto a fare. Non tocca a Daniele Pane scegliere dove fare il deposito, tocca agli enti preposti, e sarebbe ora che il governo, dove sono stati individuati 51 siti, decida dove mettere il deposito. Non possiamo essere noi a togliere le castagne dal fuoco al governo, e non può esserlo il sindaco di Trino, soprattutto senza un mandato popolare, perché nessuno di noi è stato in nessun modo consultato. Ultima domanda, secondo lei cosa bisogna fare per contrastare questa scelta scellerata? Io auspico che ci sia una mobilitazione popolare importante, perché bisogna far capire che il territorio non ci sta, ma ripeto, non per dei preconcetti, per una questione di sicurezza. Noi ci stiamo con dei criteri scientifici, i criteri scientifici dicono che noi non siamo idonei, il deposito venga fatto dove c'è idoneità. Mi auspico una mobilitazione popolare importante, la gente deve capire che è ora di scendere in piazza, è ora di esprimersi, non nei bar, non sui social, ma in manifestazioni come questa, che è stata spostata da sotto il comune a qui perché eravamo troppi. Ecco, questo è già un bel segnale. Cioè, non è che sono contraria al deposito di scorie in generale, sono al contrario a Trino, cioè nel senso che siccome il Trino non è un sito idoneo per determinati motivi, il deposito per me sarebbe effettivamente in sicurezza. E cosa pensi di questa scelta del sindaco di autocandidare Trino? No, allora penso che avrebbe potuto comunque chiedere ai cittadini che cosa ne pensavano di un'autocandidatura e poi valutare in base anche a quello che sarebbero state le eventuali risposte da parte della cittadinanza. Cosa pensi che bisogna fare adesso per contrastare questa scelta? Domanda un po' difficile. Non lo so, sinceramente non so esattamente cosa si potrebbe fare.
italiani. Secondo me adesso l'unica cosa è aspettare effettivamente che venga fatta la valutazione che deve essere poi fatta e agire di conseguenza, perché magari effettivamente ci risultiamo un sito non idoneo e finisce tutto qua. Non lo so, in caso contrario, non so, magari un referendum sarebbe un'ottima soluzione, giusto per capire se effettivamente, cioè, la cittadinanza è contraria o pro a questa cosa. Non sono contrario io, cioè, non è un'idea mia, è che sono state fatte delle valutazioni scientifiche e queste hanno individuato Trino tra i siti idonei per il deposito di scorie nazionali, quindi non è una mia contrarietà a questa cosa, non la vedo tanto una scelta politica, più che una scelta tecnica. Se non è stato individuato a Trino, non vedo perché bisogna continuare a proporre Trino come sito per il deposito delle scorie nazionali. Cosa ne pensi di questa scelta del sindaco? Non ho granché da pensare, evidentemente lui la ritiene sbagliata la valutazione tecnica, cioè è l'unica spiegazione che mi sono dato, che ritenga sbagliata o inadatta alla valutazione tecnica che è stata fatta, per cui io non mi vedo ovviamente concorde con la sua opinione, però se questa è la sua opinione va bene. Purtroppo la valutazione tecnica dà ragione più alla mia parte che alla sua. Cosa pensi che bisognerebbe fare per contrastare questa scelta? Allora, in realtà la scelta è già stata contestata, è brutto ripetermi, ma è già stata contestata dal documento tecnico. Capisco che ci voglia una mobilitazione popolare o comunque una manifestazione popolare del fatto che la popolazione non è concorde con l'idea del sindaco di, appunto, individuare Trino come territorio per il sito di scorie del deposito nazionale. Ma per diverse ragioni, innanzitutto non è stato considerato idoneo, quindi sembra veramente assurdo autocandidarsi e soprattutto raccogliere tutte le scorie che vengono dall'Italia quando non c'è altro comune disposto a farlo, per la qualità della vita, per la sanità, per il nostro futuro. Per cui noi stiamo prendendo adesso una decisione che ricadrà sulle prossime generazioni, quindi dobbiamo veramente pensarci e non fare una scelta di pancia ma ragionata. Cosa ne pensate della decisione del sindaco autocandidare Trino a sito per il deposito? Ci sembra una decisione politica e forse economica, direi, a sentire soprattutto le informazioni che ci stanno dando, che sono un po' più tecniche. Ecco, l'idea che ci siamo fatti è questa: pensare agli abitanti del paese e non a se stessi, diciamo, e quella è la cosa fondamentale, cercare di ricordarsi questo e dedicare a tutti noi quello che serve veramente, questo è quello che serve, cercare di lottare per cercare di avere il paese che noi abbiamo, che è Monferrato, il Piemonte, che è una zona bella, e quindi cercare di tenerla così com'è e non cercare di andare più in basso e di buttare giù questo paese. È un'iniziativa che non porterà sicuramente né lavoro né altro, ma il lavoro nostro, noi veniamo dalle colline perché siamo di Camino e più sui prodotti del territorio, sulla qualità della vita, sul turismo, e sono cose che allontanerebbero, questa scelta allontanerebbe tutte le fonti di ricchezza che abbiamo adesso. Secondo voi cosa bisogna fare per contrastare questa scelta del sindaco? È lottare tutti insieme come stiamo facendo adesso, ma coinvolgere anche paesi e città che in questo momento forse sono state coinvolte poco, ma che se succedesse un disastro, un inquinamento, qualcosa verrebbero incluse, per esempio Casale o anche le province. E lottare insieme. Passa parola, cercare di farci sentire nel modo più grande che ci sia, come quando si sente qualsiasi cosa che loro devono fare per i loro interessi, arriva sempre subito, ma quando è il momento di far sentire la voce nostra, dobbiamo farci sentire ancora più alto, quindi dattiamoci dentro, ragazzi, questo è lo scopo fondamentale, ok?